Heute müssen wir doch ziemlich viel noch gemeinsam behandeln. E oggi dovremmo trattare ancora parecchio materie insieme. Wir wollen auch da dem Herrn vertrauen, dass uns befähigt, uns alle befähigt, einmal zum rechten Reden, aber auch zum rechten Hören. E vogliamo avere questa fiducia nel Signore che Egli ci aiuta sia nell'ascoltare ma anche per parlare. Wir haben als erstes bei unserer Betrachtung der Stiftshütte den Weg verfolgt von ganz außerhalb der Gemeinschaft mit Gott bis hinein in die Gegenwart Gottes im Allerheiligsten. Abbiamo ora dall'inizio del nostro studio seguito la via dall'esterno, dalla comunione con il Signore fino dentro nella presenza del Santissimo, dell'Iddio Eterno. Gestern haben wir dann angefangen mit dem Haus selbst, zunächst mit den Decken, die das Haus einhüllten. E ieri abbiamo cominciato poi con la costruzione stessa, prima con le coperte coi quali il tabernacolo è coperto. Wir fahren heute weiter mit der Betrachtung des Hauses selbst. E oggi proseguiamo nel guardare ancora alla costruzione del tabernacolo. Wir müssen uns noch mit den Brettern der Wohnung beschäftigen. Dobbiamo occuparci ancora delle tavole che formano il tabernacolo. Und mit den heiligen Geräten, die in der Wohnung Gottes standen. E coi vari strumenti santi che erano nel tabernacolo. Es standen im Heiligtum der Leuchter, der Schaubrottisch und der Räucheraltar. Nel santuario c'erano la tavola con il pane, l'altare per i profumi e il candelabro. Wir wollen jetzt der Reihe nach die drei Gegenstände Leuchter, Tisch und Räucheraltar durchnehmen. E vogliamo ora trattare in seguito prima il candelabro, poi il tavolo e poi l'altare. Und zum Schluss dann die Bretter der Wohnung. E alla fine vedere ancora le tavole del tabernacolo. Wir lesen den Text zum Leuchter in 2. Mose 25. Leggiamo in Esodo 25 il brano che riguarda il candelabro. Und zwar die Verse 31 bis 40. Esodo 25, 31 a 40. Farai anche un candelabro d'oro puro. Il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati al martello. I suoi calici, i suoi pomi e i suoi fiori saranno tutti d'un pezzo col candelabro. Gli usciranno 6 bracci dai lati, 3 bracci del candelabro da un lato e 3 bracci del candelabro dall'altro. Sull'uno dei bracci saranno 3 calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore e sull'altro braccio 3 calici in forma di mandorla con un pomo e un fiore. Lo stesso per i 6 bracci uscenti dal candelabro. Nel tronco del candelabro ci saranno poi 4 calici in forma di mandorla con loro pomi e loro fiori. Ci sarà un pomo sotto i 2 bracci che portano dal candelabro, un pomo sotto i 2 seguenti bracci e un pomo sotto i 2 ultimi bracci che partono dal candelabro, così per i 6 bracci uscenti dal candelabro. Questi pomi e questi bracci saranno tutti d'un pezzo col candelabro, in tutto sarà d'oro fino lavorato col martello. Farai pure le sue lampade in numero di 7, e le sue lampade si accenderanno in modo che la luce rischiari il davanti del candelabro, e i suoi smoccolatoi e i suoi portasmoccolature saranno d'oro puro. Per fare il candelabro con tutti questi tuoi utensili si impiegherà un talento d'oro puro. E vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Es geht hier den Leuchter, der Olivenöl als Brennmaterial hatte. Abbiamo qui davanti il candelabro sul quale come materiale per fare luce si utilizzava l'olio di oliva. Öl ist in der Bibel das bekannte Bild auf den Heiligen Geist. Nella Bibbia l'olio è questo simbolo conosciuto per lo Spirito Santo. Das sehen wir daran,
dass Priester, Könige und Propheten mit Öl gesalbt wurden. Per esempio lo vediamo in questo che i re, i profeti e i sacerdoti sono stati unti con l'olio di oliva per il loro ministerio. Und das Neue Testament sagt, dass es der Heilige Geist ist, der uns salbt. E nel Nuovo Testamento troviamo detto che è lo Spirito Santo che ci unge. Jesus Christus ist der Gesalbte. Gesù Cristo stesso è l'unto. Und zwar lesen wir in Apostelgeschichte 10 in der Predigt des Petrus an Cornelius. E leggiamo in Atti 10 nella predica dell'apostolo Pietro davanti a Cornelio, dass Gott ihn mit dem Heiligen Geist salbt, also dass Gott Jesus Christus mit dem Heiligen Geiste salbte. Come Iddio ha unto con lo Spirito Santo il Signore Gesù Cristo, versetto 38. Aus diesem Gedankengang heraus erkennen wir deutlich Öl als ein Bild auf den Heiligen Geist. Seguendo questo pensiero, riconosciamo chiaramente che l'olio è un simbolo per lo Spirito Santo. So geht es beim Leuchter um die Bedeutung des Heiligen Geistes im Haus Gottes. Così, con il candelabro, Dio ci vuole far dare il significato dell'importanza dello Spirito Santo nella casa di Dio, nella dimora di Dio. Wir stellen als erstes fest, per prima constatiamo, der Leuchter steht im Heiligtum. Il candelabro sta nel santuario. Also nicht im Vorhof. Cioè non nel cortile. Auch nicht außerhalb des Vorhofs. E neppure all'esterno del cortile. Jesus Christus sagt in Johannes 14, Verse 16 bis 17. In Giovanni 14, versetti 16 e 17, Gesù diceva: E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Nur die, die drinnen sind, können den Heiligen Geist empfangen. Solo quelli che sono dentro possono ricevere lo Spirito Santo. Die Welt kann ihn nicht empfangen, wie wir eben hörten. Il mondo non lo può ricevere, come abbiamo appena detto. Der Heilige Geist im Hause Gottes öffnet uns die Augen für die Herrlichkeit Gottes in seinem Haus. E nella casa di Dio è lo Spirito Santo ad aprirci gli occhi per la gloria di Dio nella sua casa. Es ist der Heilige Geist, der die Christen am Tage von Pfingsten zu einem Leib zusammenformte und damit auch zum Hause Gottes formte. Ed è lo Spirito Santo che al giorno di Pentecoste ha preso i credenti e li ha battezzandoli diventati, far diventare il corpo o la dimora o la casa di Dio. So sagt Paulus im Epheserbrief im Kapitel 2 im letzten Vers. Così Paolo, l'apostolo in Efesini 2, nell'ultimo versetto, dice: Ed in lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. Dass wir zu einer Behausung Gottes im Geiste aufgebaut werden. Che da noi si innalza la dimora a Dio. Attraverso lo Spirito che formiamo questa dimora per Dio. Es ist der Heilige Geist, der uns das Verständnis für die himmlischen und ewigen Dinge aufschließt. Ed è lo Spirito Santo che in noi ci apre la mente per comprendere le verità e i misteri di Dio. Wir können das mit unserem natürlichen Verstand nie begreifen. Noi non possiamo mai con la nostra mente naturale capire questo. Gestern Abend, da sprach ich in Gravina über das Werk Christi und die Stellung des Christen in Christus. Ieri sera a Gravina io ho parlato di questo tema dell'opera di Cristo
e della posizione del cristiano in Cristo. Und unter anderem sagte ich, dass weil Jesus Christus größer ist als die Engel, auch wir die Gläubigen in Christus über den Engeln sind. E fra l'altro io ho detto che dato che Gesù Cristo è più alto e superiore agli angeli, così anche noi in Cristo siamo superiori agli angeli. Da war ein schlichter Bruder in der Versammlung und der sagte, das kann ich nicht begreifen, das glaube ich nicht. E un fratello sincero, semplice, nella adunanza diceva, ma questo io non posso capire, non lo posso credere. Weil es eben unseren Verstand übersteigt. Sì, perché questa è una cosa più grande del nostro intelletto. Und so sind all die Dinge, die zu Christus, zu seinem Werk, zu seinem Haus gehören, Dinge, die unser Verstand allein nicht kapieren kann. E così è vero che tutte le cose che fanno parte della casa di Dio e di Cristo sono molto più grandi e il nostro cervello, il nostro intelletto non riesce ad afferrarli. Wir schlagen auf Johannes 16, Vers 13. In Giovanni 16, 13, leggiamo. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Da ci guiderà in tutta la verità. Wie dankbar dürfen wir sein für das Wort Gottes, aber auch für das Wirken des Geistes Gottes. Come possiamo essere grati per la parola di Dio, ma anche per l'opera, per l'operare dello Spirito Santo. All die herrlichen Dinge, die uns das Wort Gottes sagt, könnten wir ohne die Erleuchtung des Heiligen Geistes nicht verstehen. E tutte queste verità meravigliose che la parola di Dio ci dà, non potremmo comprendere senza l'illuminazione attraverso lo Spirito Santo. Darum betet Paulus in Epheser 1, 18. Per questo l'Apostolo Paolo prega in Efesini 1, 18 um geöffnete Augen des Herzens, di avere degli occhi del cuore illuminati. Wir wollen den Vers lesen. Vogliamo leggere Efesini 1, 18. Verse 16 bis 18. Già dal versetto 16 fino a 18. Perciò anch'io, avendo udito parlare della fede vostra nel Signor Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non resto mai dal rendere grazie per voi, facendo di voi menzione nelle mie orazioni, affinché l'Iddio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, ed illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza Egli vi abbia chiamati, quale sia la ricchezza della gloria dell'eredità dei santi, e qual sia verso noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Durch das Werk des Heiligen Geistes, hier heißt es Geist der Weisheit und Offenbarung, werden uns die Herzensaugen geöffnet. Sì, attraverso l'opera dello Spirito Santo, che qui viene chiamato lo spirito di sapienza e di rivelazione, ci vengono aperti gli occhi del nostro cuore. Colosso 2, verse 1 bis 3. Colossesi 2, versetto 1 a 3. Auch hier geht es um das Anliegen des Paulus, dass die Gläubigen geöffnete Augen bekommen für die Herrlichkeiten, für die Reichtümer, die in Christus verborgen sind. Anche qui è la preghiera dell'Apostolo Paolo, che i credenti possono ricevere degli occhi aperti per capire le verità e i misteri che sono nascosti in Cristo. Poiché desidero che sappiate qual arduo combattimento io sostengo per voi e per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non hanno veduto la mia faccia, affinché siano conformati nei loro cuori, essendo stretti insieme dall'amore, mirando a tutte le ricchezze della piena certezza dell'intelligenza, per giungere alla completa conoscenza del mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Nun als zweites beleuchtet
der Heilige Geist, die Person Jesu Christi selbst. Come secondo punto, lo Spirito Santo mette l'attenzione su Cristo stesso. Der goldene Leuchter ist sicher ein Bild auf Jesus, auf die Person Jesu Christi selbst. E il candelabro dorato è senz'altro anche un simbolo per Gesù Cristo stesso. Das Öl, das brennt, der Heilige Geist und der goldene Leuchter Christus. L'olio che brucia, un simbolo per lo Spirito Santo, e il candelabro d'oro, Cristo. Wir haben bemerkt, dass der Leuchter Blüten hatte und Knöpfe. Mandelblüten und Knospen. Abbiamo letto come il candelabro è lavorato con delle gemme, dei fiori di mandorle. Also ein Hinweis auf Schönheit, auf Pracht. E quindi c'è un accenno alla bellezza, a gloria. Jesus Christus ist wahrhaftig der schönste ist von allen. E Gesù Cristo è realmente colui che è il più bello d'infra tutti. Die Blume ist das Bild der irdischen vergänglichen Schönheit. E il fiore rappresenta la bellezza terrestre, però che passa. Der Mensch wie Gras in seine Tage, wie die Blume des Feldes, also blüht er, denn ein Wind fährt darüber und sie ist nicht mehr und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Psalm 103. Nel Salmo 103 l'uomo è come l'erba sul campo, come un fiore nella sua bellezza e il vento viene sopra, appassisce, non c'è più. Und Jakobus sagt, der Reiche, er ist wie eine Blume, aber sie wird verwelken. E Giacomo dice che il ricco è come un fiore, ma appassirà. Die Blume ist etwas Schönes, etwas Wunderbares, was unser Herz erfreut, wenn wir es sehen. Il fiore è qualcosa di bello, di meraviglioso, che fa rallegrare il nostro cuore quando lo vediamo. Aber Jesus Christus hat ewige, nicht vergängliche Schönheit und Pracht. Ma Gesù, lui ha una bellezza e una gloria eterna che non appassisce. Nun es steht, wir lasen, dass es Mandelblüten sind, Mandelknospen. Abbiamo letto in Esodo 25 che sono dei fiori di mandorle. Erinnert euch das an etwas? Mandelblüten. Questo può ricordarvi di qualcosa o a qualcosa? Ma an etwas aus der Geschichte des Volkes Israel. Magari dalla storia del popolo di Israele. Denke noch an etwas, das noch viel früher in der Geschichte Israels genannt wird. Però penso a qualcosa che molto prima viene accennato nella storia di Israele. Ja, der Stab Aarons war ein Stab aus Mandelholz. Il bastone d'Aaron era un bastone fatto dal legno del mandorlo. Es war schon totes Holz. Ed era legno già morto. Und über Nacht hatte er Blüten und Triebe und Früchte hervorgebracht. E durante la notte questo legno morto, secco, ha germogliato, fiorito, portato dei frutti. Leben aus dem Tod. Vita dalla morte. Unauflösliches, ewiges Leben. Vita che non finisce. Und vita wir eterna. Im Hebräerbrief, dass Jesus Christus hoher Priester geworden ist in Kraft eines unauflöslichen Lebens. E leggiamo nella lettera agli Ebrei che Gesù Cristo è diventato il sommo sacerdote in virtù di una vita eterna. Das steht in Hebräer 7 im Vers 16. Il nostro Signore è sorto dalla tribù di Giuda, circa la quale Mosè non disse nulla che concernesse il sacerdozio. E la cosa è ancora vieppiù evidente se sorge, a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote che è stato fatto tale non a tenore di una legge delle prescrizioni carnali, ma in virtù della potenza di una vita indissolubile, poiché egli è resa questa testimonianza. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Ihr könnt euch die Stelle notieren, selber nachlesen. Potete leggere questo capitolo numero 17, tutto dedicato al bastone o alla verga d'Aronne. So ist dieser goldene Leuchter sicher ein Hinweis auf den, der aus dem Tode auferstanden ist und jetzt immer da lebt.
Così questo candelabro d'oro è senz'altro un simbolo per colui che è risuscitato dalla morte e ha una vita indissolubile che dura in eterno. Ein Bild auf den, der von seinem Gott und Vater gekrönt worden ist mit Ehre und Herrlichkeit. Un simbolo per colui che è stato coronato da suo padre di gloria e di onore. Dass die Flammen des Leuchters beleuchteten ja zuerst den Leuchter selbst. Le fiamme del candelabro hanno per primo fatto luce per il candelabro stesso. Und so steht in Johannes 16, Vers 14, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Così troviamo in Giovanni 16, 14, e lo Spirito Santo glorificherà me. Dann gibt natürlich, wirft der Leuchter auch Licht auf all die Gegenstände im Haus. E poi inoltre il candelabro illumina il santuario e dà luce a tutti gli oggetti che ci sono in esso. Und das führt uns zum dritten Punkt. E questo ci porta al terzo punto. Er ist das einzige Licht im Heiligtum. Lui è l'unica luce nel santuario. Das zeigt uns die einmalige, wichtige Rolle des Leuchters. E questo ci dimostra l'unica, importante ruolo del candelabro. Und wir können sagen, das Wort Gottes ist unsere einzige Richtschnur in dieser Welt. E noi possiamo dire che è la parola di Dio che è la nostra unica guida in questo mondo. Und wir können auch sagen, genau gleich, der Heilige Geist ist unsere einzige Lichtquelle im Haus Gottes. E noi possiamo altrettanto dire che lo Spirito Santo è la nostra unica fonte di luce nella casa di Dio. Wir sehen daraus natürlich, wie Wort Gottes und Geist Gottes sich völlig decken. Da ciò viene fuori come parola di Dio e lo Spirito Santo diventano uni, si coprono in piena armonia. Und wenn wir den Wunsch haben, dass der Heilige Geist unsere Augen erleuchte, e se noi abbiamo questo desiderio che lo Spirito Santo illumini i nostri occhi, dann müssen wir natürlich auch im Wort Gottes lesen, im Wort Gottes arbeiten, das Wort Gottes aufnehmen. Allora ovviamente dobbiamo lavorare con la parola di Dio, leggerla e assimilarla. Der Heilige Geist kann uns nicht erleuchten und in die Geheimnisse Gottes einführen ohne das Wort Gottes. E lo Spirito Santo non può illuminarci e farci addentrare nei misteri di Dio se non attraverso la parola di Dio. Merkt euch folgende zwei Stellen. Ricordatevi di dei seguenti due versetti. Und vergleicht sie miteinander. Paragonateli insieme. Epheser 5, Verse 18 bis 21. Efesini 5, i versetti 18 a 21. Und als zweite Stelle Kolosser 3, 16 und 17. E Kolossesi 3, 16 e 17. Wir lesen die Stelle nicht, ihr könnt das nachher für euch selber tun. Ora non leggiamo questi due brani, potrete farlo per voi soli. Diese beiden Stellen zeigen, dass erfüllt sein mit dem Heiligen Geist bedeutet das gleiche wie erfüllt sein mit dem Wort des Christus. Questi due versi o brani fanno capire che essere ripieni dello Spirito Santo è la stessa cosa come essere ripieni con la parola di Cristo. Der vierte Punkt zum Leuchter. Il quarto punto in riguardo al candelabro. Nur durch das Werk des Heiligen Geistes können auch wir bleibende ewige Frucht bringen. Solo attraverso l'opera dello Spirito Santo anche noi possiamo portare frutto che dura, che è eterno. Es heißt von Jesus Christus, dass er vom Heiligen Geist erfüllt war. Noi leggiamo che di Gesù Cristo viene detto che egli è stato pieno dello Spirito Santo. Der Heilige Geist führt ihn in die Wüste, um versucht zu werden. Lo Spirito Santo lo guida nel deserto per essere tentato. Der Heilige Geist war es, der ihn führte und der ihn mit Kraft salbte bei seinem Dienst. Lo Spirito Santo era colui che lo guidava
e lo unse di forza, di potenza nel suo ministero, wie wir schon lasen aus Apostelgeschichte 10. Come abbiamo già letto in Atti 10. Und Hebräer 9, Vers 14 sagt, dass der Herr Jesus sich durch den Heiligen Geist auch Gott geopfert hat in seinem Tod. Ed Ebrei 9, 14 dice che lui si è mediante lo Spirito Eterno offerto se stesso. Und so brachte der Herr Jesus ewige Frucht. E così il Signore Gesù ha portato frutto eterno. In Tod und Auferstehung. Nella morte e nella risurrezione. Er sagt von sich selber. Lui sostiene di se stesso. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben und dann wird es viel Frucht bringen. Che il granello, il chicco del grano deve cadere nella terra, morire e poi porterà molto frutto. Und das gleiche gilt auch für das Kind Gottes, für den Christen. E la stessa cosa è valida per il figliuolo di Dio, per il cristiano. Nur das, was durch den Heiligen Geist in unserem Leben geschieht, ist bleibende Frucht. E solo queste cose che lo Spirito Santo può operare nella nostra vita dura come frutto eterno. Dazu nur eine Stelle, Galater 5, Vers 22. In Galati 5, versetto 21. Die Frucht des Geistes, die Wesenszüge, die Charakterzüge Christi an uns kann nur der Heilige Geist wirken. Il frutto dello Spirito, i caratteristici, ciò che dovrebbe contrassegnare il cristiano, le virtù di Cristo può operare in noi solo lo Spirito Santo. Dann fünftens und damit abschließend. E quinto e ultimo. Dieser eine Leuchter hatte wie viele Lampen? Questo unico candelabro aveva quanti lampade? Sieben. Sette. Und das erinnert uns an zwei Stellen aus dem Buch der Offenbarung. Sì, e questo numero 7 ci ricorda a due brani nell'Apocalisse. Offenbarung 1:4. Prima Apocalisse 1:4. Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia. Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. Ecco, i sette spiriti. Es gibt natürlich nicht sieben Geister Gottes in dem Sinn. Certamente non esistono sette spiriti di Dio diversi. Denn das Wort Gottes sagt, da ist ein Herr und da ist ein Geist. Poiché la parola di Dio dice c'è un Signore e vi è uno spirito. Wir finden dann Offenbarung 3 Vers 1. Però in Apocalisse 3:1 troviamo. E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi. Queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai nome di vivente e sei morto. Ist es der, die sieben Geister Gottes hat? Chi è colui che ha i sette spiriti di Dio? Ja, Christus. Sì, Cristo. Also das bestärkt, dass der Leuchter selbst ein Hinweis ist auf Christus. Er hat die sieben Geister Gottes. E questo sottolinea che il candelabro è un simbolo per Cristo stesso, perché lui ha i sette spiriti di Dio. Nun, die sieben Geister, das bedeutet wohl das Wirken des Heiligen Geistes in seiner ganzen Fülle. Questi sette spiriti stanno a significare l'operare dello Spirito Santo in tutta la sua pienezza, nella sua completezza. Dazu schlagen wir auf Jesaja 11. E per questo apriamo Isaia, capitolo 11. Wir lesen die Verse 1 bis 3. E leggiamo i versetti 1 a 3. Eine Prophetie auf die Regierung des Messias im tausendjährigen Reich. È una profezia alla signoria del Messia nel millennio. Poi un ramo uscirà dal tronco di Isaia e un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo Spirito dell'Eterno riposerà su lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Respirerà come profumo il timore dell'Eterno, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire. Wir sehen im Vers 2,
sieben Bezeichnungen für den Heiligen Geist. Noi troviamo sette nomi diversi per lo Spirito Santo nel versetto 2. Das sind einfach sieben Aspekte des Wirkens des Heiligen Geistes. E che sarebbero sette aspetti diversi per l'opera dello Spirito Santo. Und ich meine, so müssen wir verstehen den Ausdruck, Jesus Christus hat die sieben Geister Gottes. E penso che così dobbiamo intendere questa affermazione, che Gesù tiene i sette spiriti di Dio. Wollte ich sagen zum Leuchter. Fino a qui, ora, per quanto riguarda il candelabro, hier, wie bei allen anderen Themen, kann ich nur einiges sagen, alles kann ich auch nicht sagen. Come in altri temi, in altri aspetti, anche qui non posso dire tutto, posso dire qualcosa. Und ich hoffe und wünsche und bete auch, ganz ernsthaft, dass ihr selber im Wort Gottes arbeitet und der Herr euch selbst noch einiges zeigen kann und euch so beschenken kann. E spero, e desidero, e prego soprattutto che voi stessi lavorate nella parola di Dio e che lo Spirito Santo può anche a voi rivelare altre cose nuove ancora. Wir wollen uns jetzt mit dem Räucheraltar noch beschäftigen. Vogliamo ora ancora occuparci dell'altare per i profumi. Ja, und nachher dann die Pause, und nach der Pause kommen noch zwei Themen. Poi la pausa. Wir haben den Text zum Räucheraltar in 2. Mose 30. Abbiamo il brano che riguarda l'altare dei profumi in Esodo 30. In den Versen 1 bis 10. Nei versetti 1 a 10. Ich bitte, dass jemand diese Verse liest. Qualcuno può leggere Esodo 30, 1 a 10. Farai pure un altare per bruciarvi su il profumo. Lo farai di legno d'acacia. La sua lunghezza sarà di un cubito, la sua larghezza di un cubito sarà quadro e avrà un'altezza di 2 cubiti. I suoi corni saranno tutti d'un pezzo con esso. Lo rivestirai d'oro puro, il di sopra, i suoi lati, tutto intorno, i suoi corni, e gli farai una ghirlanda d'oro che gli giri intorno. E gli farai 2 anelli d'oro sotto la ghirlanda ai suoi 2 lati. Li metterai ai suoi 2 lati per passarvi le stanghe che serviranno a portarlo. Farai le stanghe di legno d'acacia e le rivestirai d'oro. E collocherai l'altare davanti al velo che è dinanzi all'arca della testimonianza, di faccia al propiziatorio che sta sopra alla testimonianza, dove io mi ritroverò con te. E Aronne vi brucerà su quel profumo fragrante, lo brucerà ogni mattina, quando acconcerà le lampade. E quando Aronne accenderà le lampade sull'imbrunire, lo farà bruciare come un profumo perpetuo davanti all'Eterno, di generazione in generazione. Non offrirete sovresso né profumo straniero, né olocausto, né oblazione, e non vi farete libazione. E Aronne farà una volta all'anno l'espiazione sui corni d'esso, col sangue del sacrificio dell'espiazione per il peccato, vi farà l'espiazione una volta all'anno di generazione in generazione. Sarà cosa santissima, sacra all'Eterno. Wir haben hier also den zweiten Altar. Qui allora abbiamo il secondo altare nel tabernacolo. Der Brandopferaltar im Vorhof, der goldene Altar im Heiligtum. Abbiamo l'altare degli olocausti nel cortile e l'altare dei profumi nel santuario. Der Brandopferaltar spricht vom Tod Christi für uns. L'altare degli olocausti parla della morte di Cristo per noi. Der Räucheraltar spricht vom Leben Christi für uns. L'altare dei profumi parla della vita di Cristo per noi. Jesus Christus lebt vor dem Angesicht Gottes für uns. Gesù Cristo vive davanti al cospetto di Dio per noi. Er ist hineingegangen für uns, um vor dem Angesicht Gottes sich für uns zu verwenden. Lui è entrato per noi, per impegnarsi al cospetto di Dio per noi. Darum ist es auch sehr bezeichnend, dass der Räucheraltar drinnen im Heiligtum ist. E per questo è così importante
è pieno di significato che l'altare dei profumi sta dentro nel santuario. Der Brandopferaltar begegnet den Bedürfnissen des Sünders. L'altare degli Olocausti viene incontro ai bisogni del peccatore. Der Räucheraltar begegnet den Bedürfnissen des Heiligen. Mentre l'altare dei profumi è fatto per i bisogni del santo. Jesus Christus ist unser himmlischer Hohepriester. E Gesù Cristo è il nostro sommo sacerdote celeste. Der sich für die Seinigen vor Gott verwendet. Che si impegna per i suoi al cospetto di Dio. Der sich in der Fürbitte für die Seinigen verwendet. Che si impegna nella intercessione per i suoi das davanti a Dio. Nur für die Seinen, nicht für die Welt. Questo lo fa solo per i suoi, non per il mondo. Das werden wir noch sehen in Johannes 17, dem hohen priesterlichen Gebet Jesu. Vedremo questo ancora nella preghiera sacerdotale in Giovanni 17. Darum wurde auf diesem Altar nur Räucherwerk dargebracht, ausdrücklich. Keine Brandopfer, keine Schlachtopfer. E per questo sull'altare dei profumi sono stati portati solo sacrifici di profumo, ma non sacrifici per il peccato o di sangue. Räucherwerk bedeutet in der Bibel Gebet. Il profumo nella Bibbia è un simbolo per la preghiera. Wir schlagen auf Psalm 141, 2. In Salmo 141, versetto 2. La mia preghiera stia nel tuo cospetto come l'incenso, l'elevazione delle mie mani come il sacrificio della sera. Offenbarung 5, vers 8. E Apocalisse 5, 8. E quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei santi. Räucherwerk, ein Hinweis auf Gebet. Il profumo, un accenno alle preghiere. Hier geht es die Fürbitte Jesu Christi für uns. Qui si tratta o si parla della intercessione di Cristo per noi. Wir finden das in 1. Johannes Kapitel 2, Verse 1 und 2. Troviamo questo in 1 Giovanni 2, versetto 1 e 2. Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il Giusto. Ed egli è la propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. So sehen wir, dass es die Fürsprache Jesu ist, die uns die Gewissheit der Vergebung gibt, jedes Mal, wenn wir in Sünde fallen und unsere Sünde bekennen. E così riconosciamo che è l'intercessione di Cristo che dà a noi la certezza del perdono ogni volta che noi cadiamo nel peccato e lo confessiamo di nuovo. Wir gehen zu ihm wie zu unserem Fürsprecher. Andiamo da lui come nostro avvocato, intercessore. Und dem Fürsprecher muss man ja sagen, was man da verbrochen hat. E quando si va dall'avvocato si deve spiegare quali sono i guai che uno ha combinato. Und der Fürsprecher versucht dann vor dem Richter den Fall irgendwie so gut wie möglich zu klären. E l'avvocato cerca davanti al giudice di presentare le cose nella migliore luce possibile. Nun, wir haben einen Fürsprecher, der unsere Schuld getragen hat. Ma noi abbiamo un avvocato, un intercessore che ha portato egli stesso il nostro peccato. Und so kommt vor den Richter. E così viene davanti al giudice. Und der Richter kann uns gerecht sprechen, weil der Fürsprecher unsere Schuld getragen hat. E il giudice può considerarci giusti perché il nostro intercessore ha già pagato per la nostra colpa. Roma 8, 34. Romani 8, 34. Wir lesen 33 und 34. Leggiamo 8, 33 e 34. Chi accuserà gli eletti di Dio? E Dio è quel che li giustifica. Chi sarà quel che li condanni? Cristo Gesù è quello che è morto e, più che questo, è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi.
Und dann wollen wir noch aus dem Hebräerbrief zwei Stellen anführen. E vogliamo ancora citare due brani dalla lettera agli Ebrei. Ebrei 4:14. Ebrei 4:14. Avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figliuolo di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede. Ed Ebrei 7:25. Ma questi, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, ond'è che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Jesus Christus uns völlig zu retten vermag. Qui è scritto che Gesù è in grado di salvarci appieno. Und warum kann er uns völlig retten? E perché appieno? La domanda è questa: perché Gesù è in grado, lui, di salvarci appieno? Cosa è scritto in questo versetto? Alles, was er sagt, è tutto vero quello che avete detto. Aber es geht mir jetzt um etwas ganz bestimmtes. Però voglio sentire o mettere l'attenzione su una cosa specifica. Ja, weil er sich für uns verwendet, weil er immer da lebt. Ecco, intercede sempre per noi perché vivendo egli sempre. Vorher steht nämlich, dass Aaron und seine Söhne, die starben, die lebten nicht immer, darum konnten die nicht völlig retten. Nel contesto vediamo che Aaron e i suoi figliuoli, uno dopo l'altro, sono morti, non hanno vissuto sempre e non potevano portare avanti un sacerdozio che salvava sempre. Aber der Herr lebt immer da. Ma Gesù vive per sempre. Und so haben wir, wie ich einleitend sagte, zwei Aspekte der Errettung. E così abbiamo, come dicevo nell'introduzione, due aspetti della salvezza. Der Brandopferaltar, da sind wir gerettet von unseren Sünden, dem Tod Christi. Passando all'altare degli olocausti, veniamo salvati dai nostri peccati attraverso la morte di Cristo. Hier werden wir gerettet durch das Leben Jesu. Mentre davanti all'altare dei profumi veniamo salvati per la vita di Gesù. Das Leben, das er jetzt lebt in der Gegenwart Gottes. Per la vita che ora vive alla presenza di Dio. Das heißt, jetzt vermag er uns zu retten vor Straucheln, zu retten vor Unglauben, zu bewahren vor Niedergeschlagenheit, vor Aufgeben. Ora Gesù può salvarci dal cadere, dall'avere dei dubbi, dall'avere poca fede, oppure dallo smetterlo nella vita cristiana. Er hat Mitleid mit uns. Lui ha vera compassione con noi. Er weiß, wie es uns zumut ist in dieser Welt als Fremdlinge. Lui può sentire come noi sentiamo, come pellegrini in questo mondo. Und da verwendet er sich für uns vor Gott, um uns zu stärken, um uns durchzutragen, um uns völlig zu erretten, bis ans Ziel zu bringen. Ed ecco, egli si impegna al cospetto di Dio per fortificare noi, per sostenere noi, per portarci fino in fondo alla fine, per portarci alla meta. Wir wollen noch diesen Vers auch aufschlagen, ja? Römer 5, Vers 9. Vogliamo Vers 10. Anche leggere ancora Romani 5, versetto 10. Da finden wir auch die beiden Aspekte der Errettung. Anche qui troviamo i due aspetti della salvezza. Perché se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliuolo, tanto più ora, essendo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Seinen Tod sind wir mit Gott versöhnt. E attraverso la sua morte siamo stati riconciliati con Dio. Und durch sein Leben werden wir hindurch gerettet bis ans Ziel. E attraverso la sua vita veniamo salvati attraverso ogni cosa fino alla meta. Wie kostbar ist es, dass wir in Jesus Christus unseren ewigen Fürsprecher und hohen Priester haben. Quanto è prezioso che in Gesù Cristo noi abbiamo il nostro eterno intercessore e sommo sacerdote. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Blut an die Hörner des Altars gestrichen wurde. Ritorniamo un momento all'altare dei profumi, dove abbiamo letto che si è cosparso di sangue i corni dell'altare.
wohl eine Erinnerung daran, dass der Tod Jesu Christi die Grundlage dafür bildet, dass er jetzt unser hoher Priester sein kann. Sembra che questo sia un accenno al sangue di Cristo, che è alla base per il fatto che oggi Gesù può essere il nostro sommo sacerdote. Er musste zuerst sterben. Ha dovuto per prima morire. Und dann auferweckt werden und erhöht werden. Per poi essere risuscitato ed innalzato. Ich möchte jetzt nur noch etwas sagen zum Räucherwerk selbst. Vorrei dire alcune cose ancora per quanto riguarda i profumi stessi. Und in dem Zusammenhang wollen wir dann ganz kurz Johannes 17 betrachten, das hohe priesterliche Gebet Jesu. E in questo contesto vogliamo poi guardare brevemente Giovanni 17, la preghiera sacerdotale di Gesù. Das Räucherwerk ist natürlich auch ein Wohlgeruch. Questo profumo è anche un profumo piacevole negli occhi di Dio. Und so spricht es von etwas, das Gott angenehm ist. E così parla di qualcosa che Dio gradisce. Etwas, das sein Herz erfreut. Qualcosa che rallegra il suo cuore. Nun, wir finden den gegenteiligen Ausdruck in der Bibel. Sì, troviamo il termine opposto nella Bibbia. Wir lesen da in der Bibel davon, dass man sich bei jemand stinkend machen kann. A confronto di un'altra persona, emanere una puzza. Und zwar 1. Mose 34, 30. Leggiamo Genesi 34, 30. Allora Giacobbe disse a Simeone ed a Levi: voi mi date grande affanno, mettendomi in cattivo odore presso gli abitanti del paese, presso i cananei e i farisei. E io non ho che poca gente, essi si raduneranno contro di me e mi daranno addosso e sarò distrutto, io con la mia casa. 1 Samuel 13, altrettanto 1 Samuele 13, vers 4, versetto 4. E tutto Israele sentì dire: Saul ha battuto la guarnigione dei Filistei e Israele è venuto in odio ai Filistei. Così il popolo fu convocato a Gilgal per seguire Saul. Da steht, Israel hat sich bei den Philistern stinkend gemacht. Lì è scritto che Israele è venuto in odio ai Filistei, oppure viene considerato come un cattivo odore. Erste, ganz typische, alttestamentliche, semitische Redeweise. Questo è un modo di dire tipico dell'Antico Testamento e soprattutto nella linea semitica. Wenn ein Araber zum Beispiel sagen will, dass er jemand nicht ausstehen kann, quando un arabo dice di un altro che non lo può sopportare, dann verwendet er auch so ähnlich bildliche Ausdrücke. Allora anche lui si serve di questi termini illustrativi. Er sagt, der Araber sagt, sein Schatten ist mir schwer. Lui dice, per esempio, il suo ombra mi è pesante. Und wenn schon sein Schatten schwer ist, seine Person erst recht ist mir absolut unerträglich. E quando c'ha la ombra sua mi diventa pesante la sua persona stessa, ma del tutto non lo posso vedere. Und so, wenn die Bibel sagt, man sei jemand ein Wohlgeruch, dann heißt es, man ist ihm äußerst angenehm. E quando la Bibbia dice, parla di un odore soave o di un profumo piacevole, allora è qualcuno che si gradisce davvero. Und so ist Jesus Christus ein Wohlgeruch für Gott. E così Gesù Cristo è questo odore soave per Dio. Jesus, der Vater sagte zum Sohn, dieser ist mein Sohn, an dem meine Seele wohlgefallen gefunden hat. E il Padre ha detto del suo figliuolo, questo è il mio diletto figliuolo, nel quale la mia anima si è compiaciuto. Und er, als der vom Vater geliebte, der ist es, der sich beim Vater für uns verwendet. E lui, quello che viene amato dal Padre, è quello che si impegna davanti al Padre per noi. Und darum sind wir auch dessen gewiss, dass die Fürbitte des Sohnes beim Vater allgenugsam ist. E per questo ne siamo veramente certi di questo, che l'intercessione di Cristo, del figliuolo, davanti al Padre, è veramente sufficiente. Einmal sagte der Sohn zum Vater auf der Erde: ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst.
Una volta Gesù, durante la sua vita sulla terra, diceva al Padre: io so che tu mi ascolti ed esaudisci sempre. Das steht in Johannes 11, 41, 42. In Giovanni 11, 41 e 42 è scritto questo. Tolsero dunque la pietra, e Gesù, alzati gli occhi in alto, disse: Padre, ti ringrazio che m'hai esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu m'hai mandato. Und wir wollen jetzt Johannes 17 noch kurz aufschlagen, bevor wir zur Pause kommen. Prima che facciamo la pausa, guardiamo un momento in Giovanni 17. Denn hier haben wir den Herrn, wie er sich als hoher Priester vor seinem Vater für die Seinigen einsetzt. Poiché qui abbiamo il Signore come si impegna come sommo sacerdote davanti al Padre per i suoi. In den Versen 1 bis 5, nei versetti 1 a 5, queste cose disse Gesù, poi levati gli occhi al cielo disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliuolo affinché il figliuolo glorifichi te. Poiché gli hai data podestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu m'hai data a fare. Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. Spricht der Herr davon, wie er den Willen Gottes völlig getan hatte. Il Signore ne parla di questo, come egli ha compiuto appieno la volontà di Dio. Und weil er immer den Willen des Vaters getan hat. E perché lui ha fatto sempre la volontà del Padre, dann wird auch der Vater dem Sohn immer alles geben, worum der Sohn bittet. Per questo anche il Padre darà sempre tutto al suo figliuolo che egli gli chiede. Und worum betet denn hier der Sohn? E per che cosa il figlio prega o chiede il Padre qui in Giovanni 17? Er betet für uns um drei Dinge. Lui prega per tre cose per noi. Das ist das Werk eben des Fürsprechers und Hohenpriesters. E questa è proprio l'opera dell'intercessore, del sommo sacerdote. Er betet erstens um Bewahrung vor dem Bösen. Prima lui prega di essere guardati dal maligno. Dann betet er zweitens um unsere Heiligung. Poi prega per la nostra santificazione. Und dann betet er drittens um unsere Vollendung. E poi terzo prega per il nostro completamento. Und es ist seine Fürsprache vor Gott, die uns durch diese Welt bewahrt, uns heiligt und uns in der Vollendung, in die ewige Herrlichkeit führt. Ed è la sua intercessione davanti a Dio che ci porta in questo mondo attraverso la salvezza, la santificazione e poi alla completa salvezza nella presenza del Signore. Wir haben die Bewahrung in den Versen 11 und 15. Abbiamo come Gesù prega affinché noi siamo guardati e protetti nei versetti 11 e 15. E io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, essi che tu m'hai dati, affinché siano uno come noi. Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Zweitens, er betet um unsere Heiligung. Secondo, egli prega per la nostra santificazione. Das steht im Vers 17. E lo troviamo nel versetto 17. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Drittens, er betet um unsere Vollendung. Verse 22 bis 24. E poi lui prega per la nostra perfezione nei versetti 22 a 24. Ed io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me,
a ciò che siamo perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dati, affinché vegano la mia gloria che tu mi hai data, poiché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. Eine Fürbitte werden wir eines Tages auch verherrlicht werden. Grazie alla sua intercessione, un giorno anche noi saremo glorificati. Il Signore ha posto la base per la nostra eterna salvezza. Und alles der ewig Lebende ist ihres, der uns hindurch rettet bis ans Ende. E come colui che vive per sempre, e colui che ci salva attraverso ogni cosa fino alla fine. Ihm sei die Ehre. A lui sia la gloria. Ihm sind wir von Herzen dankbar. E a lui siamo grati di cuore. Soweit, nach der Pause dann weiter.